Buongiorno a tutti e a tutte e ben ritrovati sul canale della Bottega del Ciacco. In primo luogo un ringraziamento a tutti coloro che seguono questo canale. Siamo arrivati a 2000, abbiamo anche ormai oltrepassato i 2000 utenti e quindi vuol dire che il vostro interesse aumenta e quindi aumenta anche la nostra voglia di fare bene e di portarvi sempre più in profondità nel mondo della tornitura del legno. Oggi andiamo a vedere un qualche cosa di un po' particolare, come al solito una penna fatta con un tipo di laminazione che ci riporta nel mondo del segmentato. Come vedremo è più difficile spiegarlo che farlo, ma con i mezzi che abbiamo in casa riusciamo tranquillamente, senza troppe difficoltà, a raggiungere lo scopo. Servirà poco legno, un kit abbastanza semplice, tutto sommato economico, per ottenere un risultato interessante da proporre a clienti o ad amici come regalo. Per questo progetto utilizzeremo del noce, un'essenza nostrana che si trova abbastanza semplicemente, soprattutto ci basta uno strido qualsiasi come questo che vedete, tutto sommato abbastanza bruttarello, ma da cui possiamo trarre quel poco materiale che ci servirà. Naturalmente, come sempre, trovate in descrizione tutta la serie di capitoli, la divisione in capitoli, quindi potete seguire all'interno del filmato le varie fasi e andare avanti e indietro come meglio preferite, soffermarvi su quelle che più vi interessano. Quindi, per tutto questo, noi potremo andare da qui a qui. E adesso andiamo ad iniziare. Dunque, per questo progetto abbiamo detto che ci servirà un pezzetto modesto di legno di noce, ma potrete naturalmente utilizzare anche qualsiasi altro legno a voi piace. Poi vedremo le varie modalità, vedrete che ci sono diverse possibilità. Ci serve una sega nastro, possibilmente anche piccoletta, non è importante che sia una sega professionale, basta anche una di quelle seghe con i volani da 300 o anche 250. Poi vi serve un qualche cosa per poter misurare l'inclinazione del piano della vostra sega per tagliare il legno con un certo angolo. Potete utilizzare o uno strumento di questo tipo, che è un inclinometro sostanzialmente, se ne trovano di decisamente economici, funzionano benissimo, tanto la precisione del mezzo grado in più o in meno è molto relativa in questo tipo di costruzione. Oppure potete usare un sistema ancora più economico, cioè una squadretta da disegno che rappresenta un triangolo scaleno, in maniera che avete i 90, i 60 e i 30 gradi. A noi servono i 30 gradi in questo progetto. Perché ci servono i 30 gradi? Perché se andate a vedere le prime puntate che abbiamo realizzato con la Bottega del Ciacco, vedrete nelle istruzioni per fare il segmentato come si fa a ricavare un angolo di taglio per le diverse costruzioni. Quindi, se volete vedere il particolare di cui vi ho appena parlato, qui in alto a sinistra trovate dove cliccare per vedere quel particolare video. E adesso andiamo alla sega nastro. Siamo alla sega nastro, l'abbiamo già preparata con la tavola inclinata col nostro strumentino. Abbiamo cercato i 30 gradi, pronta e fissata. A questo punto l'inclinometro non ci serve più, quindi lo togliamo. Prepariamo invece una tavoletta che taglieremo già appoggiata al riscontro per fare da base, per coprire quello che è il foro, per evitare i pezzi vadano a infilarsi dentro nella cassa della macchina, e a questo punto siamo pronti a tagliare i nostri pezzetti. Li taglieremo in acero bianco perché faccia contrasto con la tavola scura della sega, per una questione puramente di video, di ripresa fotografica, in maniera che sia ben chiaro cosa succede, mentre con il noce naturalmente scuro su scuro avremmo avuto qualche difficoltà in più. Adesso accendiamo la macchina, l'aspirazione, e andiamo ad iniziare i nostri tagli. Il primo pezzo che taglieremo sarà uno scarto, perché avrà solo l'inclinazione da un lato e, data l'esigua larghezza dei segmenti, sarebbe rischioso cercare di tagliare anche dall'altro lato. Quindi primo pezzetto cercate di farlo il più piccolo possibile, in maniera da scartare il meno possibile, mentre gli altri basterà
rovesciare il pezzo e avremo il taglio di 30 gradi su entrambi i lati. Si va a cominciare. Dunque abbiamo terminato i tagli, come abbiamo visto, molto semplici alla sega nastro. Volendo potete dare, a seconda della lama che avete e che vi ha lasciato una superficie più o meno bella, eventualmente potete dare una leggera carteggiata, semplicemente strofinando, o se avete la carteggiatrice a disco ancora meglio. E poi tagliate di misura i vostri pezzetti, di misura in relazione al tipo di kit che andrete a comporre. Adesso nel nostro caso noi componiamo una matita che ha un tubetto di una decina di centimetri di lunghezza, è un corpo unico e quindi ben si presta a questo tipo di costruzione, ma con lo stesso sistema naturalmente potete comporre qualsiasi altro kit voi abbiate voglia di tornire, non c'è nessun problema. I principi di costruzione sono sempre quelli, io vi faccio vedere come faccio io per fare delle cose, poi le applicazioni le lascio giustamente alla vostra fantasia. Quindi pezzetti tagliati in misura in relazione a quello che è il kit che avete scelto, in abbinamento ai pezzi di legno che abbiamo tagliato prima, usate dei piallacci da interporre tra un segmento e l'altro, li chiameremo segmenti, in maniera da creare un contrasto piacevole e aumentare, diciamo così, l'attrattiva di questo nostro operato. Infine un consiglio, potete tagliare i pezzi esattamente lunghi come il tubetto e poi, come vedremo in seguito, intestarli eccetera, ma in costruzioni di questo tipo, soprattutto se usate legni abbastanza rigidi e quindi anche fragili, io consiglio di utilizzare in testa e in coda alla costruzione due blocchetti incollati, in maniera che la parte che andate a tornire di testa e di coda del kit siano un pezzo di legno massello, in maniera che non corriate il rischio di creare degli piccoli sfridi, delle piccole sbeccature che comprometterebbero ovviamente tutto il lavoro, perché voi sapete bene che quello che si può perdonare al limite in un vaso, in una ciotola, in una penna, non è assolutamente perdonabile. Quindi qualsiasi piccola imperfezione viene subito giustamente notata. L'incollaggio ve lo risparmio perché tanto è la solita, diciamo così, procedura che già conoscete bene, quindi pezzo di noce, interponiamo il piallaccio, altro pezzo di noce e così via, fino a comporre quello che è un tondo in pratica, che terrete insieme. Qui naturalmente usiamo della colla di buona qualità, lo terrete poi insieme con un elastico e al termine di tutte le nostre fatiche otterremo un pezzo come questo, che è esattamente l'insieme di quello che vedete qui.
ovvero sia i pezzi già tagliati con interposto il piallaccio e le due parti in massello di testa. Una volta ottenuto questo, naturalmente vi siete tenuti conto di quello che è il centro e quindi avete forato per la dimensione del vostro kit. Se in corpo unico, come in questo caso, il tubetto è da 8 mm, quindi un foro unico. Se invece sono kit compositi, come il classico esempio delle penne stilografiche, avrete le due parti con le due forature. Quindi forare abbiamo già forato, adesso si tratta di mettere dentro il tubetto del kit che avete scelto, in questo caso un tubetto unico, una grattatina, sempre meglio, un po' di carta abrasiva, tanto per creare una superficie che permetta alla colla di aggrapparsi meglio. E voilà. A questo punto la colla, io uso un'epossidica a due componenti, quelle rapide da 5 minuti, per i motivi che abbiamo già detto, perché la preferisco in quanto riempie meglio le cavità, eventualmente se non è perfetto il foro, e perché rimane leggermente più elastica rispetto ad altri tipi di colle e quindi anche in spessori sottili evita che con il surriscaldamento dovuto magari da una carteggiatura un po' entusiasta il legno si crepi. Quindi adesso andiamo a preparare la colla. Mescolate bene i due componenti. Attenzione perché le colle epossidiche 5 minuti non sono 5 minuti tanto per dire, anzi a seconda della temperatura che avete nel laboratorio o comunque dove state lavorando, rischiano di diventare anche meno di 5 minuti, quindi mescolate, amalgamate bene i due componenti e poi procedete velocemente. Ecco fatto. Adesso attendiamo ancora qualche minuto che la colla faccia presa, poi provvediamo a rasare le due teste e finalmente andremo al tornio. Eccoci qui al tornio, abbiamo montato il nostro pezzo con le sue boccole, ricordate sempre le boccole dedicate al kit che avete acquistato. Adesso una semplice tornitura, in questo caso è abbastanza semplice anche perché il corpo è quasi cilindrico praticamente, perlomeno così richiede il kit. Dopodiché passiamo alla finitura. Che vada tutto bene.
Ok. Allora, la parte di tornitura l'abbiamo finita, una leggera carteggiata, passiamo alla finitura e poi passiamo al montaggio. Ok, pronti per la finitura. Siamo pronti per la finitura, sapete già che io non amo le finiture complicate, quindi semplice turapori e poi lacca melaminica. Turapori lo diamo in abbondanza col pennello, pennellino. Poi con uno straccetto lo tirate fin quando comincia a fare presa e a quel punto lo brunite. Velocità è sempre quella di carteggiatura, quindi diciamo tra gli 800 e i 1000, non sopra i 1000. Prima mano, seconda mano, procedura identica, sempre il vostro straccetto, stendete bene, e qui ci siamo. Adesso passiamo alla melamina. E quindi adesso passiamo alla lacca, straccetto pulito, bagnate, passate in abbondanza. È al solito, quando sentite che lo straccio comincia ad appiccicare, andate a brunire. Seconda mano, naturalmente potete dare anche più mani di lacca melaminica, eh. È chiaro che più mani aggiungiamo più vi scostate dall'effetto legno e più andate verso l'effetto plastica, lì è questione di gusti. Io con due mani, al massimo tre, possiamo passare ancora una tanto per irrobustire ancora di più
la resistenza del legno al sudore delle mani, ma oltre non vado, vedete voi. Bene, passata di carnauba e poi siamo a posto. Il nostro pezzettino di cera mista, carnauba e api, passata, poi lo tiriamo con la carta, è finito. E voilà, andiamo a montare. Dunque, siamo pronti per il montaggio. Qui abbiamo la parte del kit, in questo caso è una matita cosiddetta artista, un tipo di kit di matitone. Abbiamo le varie parti che ho già tirato fuori dai soliti sacchettini. Adesso andiamo a pressare. Io uso questo sistema, voi usate il tornio o la pressa per penne, insomma, quello che più vi aggrada e che più vi convince sostanzialmente. E adesso andiamo a incominciare. Ok, tanto sta andando, quindi boh. Ed eccoci qua, il montaggio effettuato, avete visto le varie, molto semplice, basta pressare le due bussole verso la punta e verso la coda, la bussola verso la coda poi mantiene in posizione anche la clip, mentre l'altra poi ci si avvita questa punta, va a pressione come una normalissima penna a sfera click, quindi se premete sul posteriore esce la mina, che è una mina di proporzioni generose perché è cosiddetta matita d'artista, e avete il vantaggio in questo kit, probabilmente anche in altri, che svitando la parte di pressione potete temperare la mina. Ed ecco qui terminata la nostra matita. Naturalmente quello che avete visto è solo per apprendere quello che può essere un suggerimento, una tecnica, poi alla vostra fantasia cambiare legni, cambiare tipo di disegno, cambiare tipo di kit, insomma. L'importante è che ci divertiamo insieme tornendo il legno e che passiamo dei bei momenti. Con questo io vi auguro una buona vita e arrivederci sul canale della Bottega del Cieco.